nessuno e grazie anche alla disponibilità dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo siamo riusciti a, diciamo, stipulare questa convenzione. Io credo che sarà un servizio molto utile se sarà compreso appieno anche le modalità organizzative, diciamo, che metteremo in campo, faremo in modo di spiegare bene ai cittadini che cos'è questo servizio. Diciamo, l'idea di fare questa convenzione con l'ordine nasce dalla volontà di dare tutti gli strumenti possibili ai cittadini per aiutarli nella loro vita quotidiana. Questo strumento logicamente non va a risolvere qualunque problema legale che possano avere i cittadini, però va a dare un orientamento, va a dare un'informazione che non sostituirà certamente in nessun modo e non potrà sostituire in nessun modo quella che è la figura del legale quando patrocina una causa relativamente al suo lavoro, però potrà essere un momento in cui i cittadini magari per dei dubbi o per sapere, diciamo, che cosa può fare, quali sono gli strumenti la legge gli dà a scopo informativo, quindi potrà rivolgersi a questo sportello. Gli avvocati dell'ordine hanno dato l'ordine ha dato la loro disponibilità e quindi è una convenzione che non ha nessun onere né per il comune né per l'ordine, quindi diciamo noi dovremo mettere a disposizione un ufficio, quindi poi provvedere agli appuntamenti, quindi tramite il sito o anche tramite mail per quelli, diciamo, più esperti. E vedremo, insomma, come diciamo reagirà. Secondo me questo sarà un servizio che poco il tempo prenderà anche diciamo più spazio, perché, insomma, ripeto, sarà un servizio di orientamento e informazione, quindi è un modo per diciamo avvicinare e aiutare un po' i cittadini a quella che è, diciamo, l'aspetto legale delle situazioni, che spesso è molto complicato per le persone che non hanno avuto una formazione giuridica. Questo, diciamo, è un servizio che vuole eliminare gli ostacoli che possono esserci nelle persone che non hanno una formazione giuridica.